Allora, immaginaria commedia, adesso lo spettacolo, faccio una breve, do non una sintesi, do qualche indizio prima di vedere il nostro filmato. Allora, si parte un po' dal parallelo affascinante dell'attore e della figura dell'emigrante, poi magari lo spieghiamo meglio, per percorrere in maniera, credo, un po' creativa, insomma, un'epoca passata, cioè le avventure dei comici italiani della commedia dell'arte che vengono chiamati alla corte di Re Sole, di Luigi XIV, quindi partono dalle varie parti d'Italia, dal meridione fino al nord, Napoli, Roma, Bergamo, Venezia, Bologna, eccetera, e giungono insomma alla corte di Luigi XIV, lì c'è questo incontro con questo ragazzino, a voi è piaciuto immaginare appunto che questo ragazzino sia stato anche formato in un certo senso dall'arte, dalla commedia italiana, dei comici della commedia italiana. E questo ragazzino poi ha questo nome che è Jean-Baptiste Poquelin. Per chi non dovesse sapere chi è Jean-Baptiste Poquelin, vediamoci il filmato, il nostro filmato, lì si scoprirà di sicuro chi è, non si capirà lo spettacolo perché lo dico sempre, noi in questo montaggio che facciamo delle emozioni, vogliamo suggerire delle emozioni, non spiegare didascalicamente lo sviluppo drammaturgico che va visto a teatro, ovviamente. Stasera vi voglio raccontare di un attore. Più che un attore, era un poeta, vero, è la luce dell'arte. Bravo! Bravo! Non si vive per mangiare, è bravo. Ma si mangia per vivere. Je m'appelle Jean-Baptiste. A Parigi! A Parigi! A Gianni piaceva quell'intenso, insopportabile odore della maschera. Si vedeva un ragazzo di 12 anni. Bello! Sì, che si fece spazio. Excuse-moi, pardon, pardon, excuse-moi. E si intrufolò, si nascose nel baule dei costumi. Quel ragazzino che credeva muto e che regalava castagne l'aveva salvato da una figuraccia. Papà, ho recitato davanti a re. Ci sono state a piano! Se je te trouve, ancora, a ferro de fond, je te ferme ancora lei! Lasciami stare, mi fai male! Mio padre dice sempre che gli attori sono soltanto delle scimmie. Di giorno, in bottega da padre, di notte, di nascosto nel baraccone di Scaramucci a Bonnef ad imparare la nobile e povera arte del teatro. Ti dai i soldi! Se il teatro è povero. I soldi! Perché non ho mai visto un povero andare a teatro? E poi? Poi? La morale. Ho scritto il mio primo copione! La sua vita era diventata un interminabile palcoscenico. La sua vita era un interminabile lungo palcoscenico. Che cos'è che mi manca? Che cos'è che mi manca? Perché non sono felice? Perché non sono felice? Forse è veramente arrivato il momento di uscire di scena. Allora capì che bisognava uscire di scena. Alle 10 di sera la bara varcò la soglia. Venne seppellito di fianco a suicidi e bambini non battezzati. Che bella cosa. Muore teatrante in terra sconsacrata. Martedì 21 febbraio 1673 è stato seppellito il tappezziere e cameriere di corte
Jean-Baptiste Poquelin. Molière. Non se ne seppe più niente. Bisogna mangiare per vivere. E non vivere per mangiare. La differenza tra realtà e finzione è che la finzione non può non avere senso. Non è una frase mia, ovviamente, ma ve l'ho rubata. Io l'ho rubata da un film americano che era brutto, però dicevano questa cosa, la diceva un attore pazzesco che era Armin Müller-Stahl, diceva questa cosa, sai, un film, sai quando ti capita di vedere un film americano stupido, un blockbuster, improvvisamente però c'è una frase come dice, e là, e questa trovo che sia una frase bellissima, verissima. Cioè, è proprio lì tutto il problema. Secondo te perché io l'ho usata per in uscita dal servizio sul montaggio delle emozioni? Perché la vita anche di Molière probabilmente non ha avuto alcun senso, come la vita di chiunque. Il senso è quello che noi diamo, il senso sono le nostre proiezioni su quella vita, su quelle azioni, su quelle domande che noi connotiamo filosoficamente di tante aspettative, di tanti dubbi, di tante speranze. Senti, noi nella sintesi così emotiva, ti ripeto, che abbiamo fatto... Ci sono sempre bellissime quelle che voi fate. Ti ringrazio. Dicevo, in questa sintesi ho trascurato un po' l'aspetto introduttivo dello spettacolo, che era quello in cui veniva portato avanti questo binario parallelo fra l'attore e l'emigrante. Lo vogliamo spiegare? Cioè, che cosa c'è in comune? Perché apparentemente, per chi non va un attimo dietro, sembrano due figure completamente lontane fra di loro, no? L'immigrante con l'attore. In realtà, un po' di tempo fa ero a Palermo e in un piccolo negozietto ho trovato un foglio che era della Controriforma spagnola contro gli attori. Era un foglio durissimo sugli attori, era scritto in spagnolo. In varie epoche si è ripetuta questa cosa, no? Ma io poi, se penso a oggi, semplicemente io vengo seppellito in terra consacrata. E se penso a oggi, non vengo più perseguitato, socialmente non sono emarginato. Però in fondo io non vedo una grande differenza. Quante volte mi è capitato di andare in un ufficio e mi dicono, ma lei che mestiere fa? E quando io glielo dico, non mi dicono, no, ma io dico quello vero. E io dico, guardi, purtroppo è quello che le ho detto. Faccio il teatro, cioè, questo è il mio mestiere, che devo fare? Mi dispiace, non è colpa mia. Credo che in fondo, da un punto di vista proprio ontologico, le cose non sono cambiate dai tempi di Molière a oggi. E sì, ci sono attori famosi, attori che vanno ai parchi. Vabbè, quello è il divismo, è un'altra cosa. Ecco, capito? Però il problema continua a essere, l'attore continua a essere un reietto, e richiamandomi al tuo giusto rilievo di prima, e questa forse è la cosa che mi interessa. In fondo, e c'è una battuta dello spettacolo, che forse non c'era nello spettacolo quando l'hai visto tu, ma è stata messa dopo. Ci piaceva proprio l'idea, e l'abbiamo rimarcata, che Tiberio Fiorilli e Jean-Baptiste Poquelin Molière sono stati reietti anche nei loro trionfi. In fondo hanno fatto, in fondo chiunque fa il teatro, anche se è ricchissimo, alla fin fine è sempre un poveraccio. E questa è la cosa che me lo fa guardare con simpatia. Allora, Duccio e Francesca, avete notato questo grande libro qui che ci separa? Sì. Che è insomma un molosso, no? Sì. Sembra statico e sembra un elemento prettamente scenografico, in realtà non è così. Francesca, posso chiederti di aprire la copertina, la grande copertina? Di solito sono in tre. Mi vengono a prendere e mi portano nella stanza con la luce gialla. Due mi tengono fermo per le spalle, uno mi sale sopra e mi violenta, poi si danno il cambio. Un gruppetto di gente sotto casa mia da qualche giorno. Apro le finestre, la mattina sono già lì. Le chiudo, la sera sono ancora lì. Mi guardano ogni volta che esco che rientro, sembra che aspettino. Se piango mi lamento, mi picchiano più forte e ridono. Io guardo fissa la luce gialla.
così non vedo le facce. Poi c'è l'elettricità, i manganelli con cui ci spezzano le ossa, le pinze con cui ci strappano le unghie, finti avvelenamenti, finte fucilazioni, morsi di cane. Poi un giorno una vecchia si stacca dal gruppo, mi si avvicina e fa: Miguel? Così. Miguel? Si sbaglia. Si sbaglia. È lui, il mio Miguel, l'ho ritrovato. Chiunque tu sia, ricordati che questo è mio figlio. La vecchia che mi chiama Miguel avrà circa 70 anni. Dice di essere mia nonna, la madre di mio padre. Allora, mio padre è il colonnello Miarte e mia nonna è morta da un pezzo. Allora lei tira fuori una foto in bianco e nero un po' sgualcita. Ecco, mi fa la vecchia: questo è mio figlio, Miguel, e lei è Carla, tua madre. Quando hanno scattato questa foto, lei era già incinta, nella pancia ci sei tu. Io mi sento le gambe pesanti, non riesco ad andare via. Siete in tanti a non sapere fa lei, noi vi stiamo cercando. E amarlo sempre. Come se fosse tuo. Amarlo sempre. Per favore. Papà! Colonnello! Signore! Può dirmi, per favore, chi era? Mia madre! E lei signora, lei che si fa chiamare mamma, l'ha mai vista mia madre, quella vera? Ci ha mai parlato? Avete mai parlato di me? Quando è stata l'ultima volta che mi ha tenuto in braccio? E ditemelo cazzo! Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sto bene, che lo penso sempre. Ditegli che sono viva. Mi chiamo Carla. Sparita il 25 agosto 76, incinta di 3 mesi. C'era anche mio marito con me. 30.000. In 30.000 non sono più tornati. Sono morta nel 1977. Mi hanno buttato giù da un aereo. Viva. Lo facevano spesso per eliminare le prove. Quando cadi nell'oceano puoi stare sicura che non ti ritrovano. Peccato. Mi ero pure messa le scarpe. Allora, devo confessare una cosa. Io avevo intenzione di far vedere solamente un frammento, insomma, di questo spettacolo. E poi puntualmente l'avrò visto chissà quante volte, puntualmente non riesco a fermarmi perché mi prende troppo, credo che non succeda solo a me. Era il famoso, possiamo dire, il famoso tango, no? Sì. Del 2000, sì. Vero? Scritto nel 2000. Andato in scena, sì, nel 2000 per la prima volta, sì. Sulla realtà dei desaparecidos in Argentina, ma con un punto di vista ben preciso, quello delle nonne che cercavano i nipoti. Abbiamo visto una bravissima amica, Crescenza Guarnieri, Rolando Ravello.